TV è presente alla Galà delle Margherite, oggi una presenza di grande eccellenza, Laura Pieralisi, che ha per l'occasione appositamente studiato un abito incantevole che sarà una vera e propria installazione. Il significato, Laura, intanto della tua presenza qui oggi, perché oggi sono tante le valenze. La prima tra tutte è quella che ci vede uniti contro tutte le ingiustizie che il mondo vive. Un omaggio particolare questa sera lo voglio ricordare per le vittime siriane. E questo per stare alla cronaca di oggi, che non possiamo dimenticare ed omettere. Però l'intento della serata, che si è avvalso di tanti angeli custodi, l'aiuto ai vaccini, quindi l'intento importante di aiutare qualcuno che non ce la fa da solo. Buonasera a tutti, sì, la mia presenza questa sera qui è chiaramente per me molto importante, gratificante, e presenterò un abito che è stato ispirato, un abito dell'ultima collezione, ispirato a un grande pittore che è Monet, il mio diciamo preferito, e che sicuramente in una serata come questa dà la giusta apertura alla primavera, no? Alla Margherita, e quindi la presenza femminile sarà rappresentata da questo abito. Veniamo alla parte benefica. Quando una couturier come te, impegnata nella promozione dell'eccellenza del Made in Italy, presta diciamo il suo talento ad una causa e uno scopo benefico, ecco, cosa significa questo? Perché diventa importante segnalarlo e farlo sapere? Secondo me diventa importante perché è un messaggio che noi grandi couturier dovremmo dare a tante persone, nel senso che secondo me la beneficenza è anche un passo di umiltà, se vogliamo, perché tutti possono aver bisogno, e io dico sempre che tutti facciamo parte della stessa vita e che in un qualsiasi momento potrebbe toccare a tutti, quindi essere solidali in situazioni del genere credo che sia importantissimo e sia una presenza fondamentale quella di personaggi in ambienti appunto come questo, proprio per dare la giusta comunicazione e far capire a tutti che non è detto che persone diciamo importanti, se vogliamo, si chiudono nella loro vita, bensì, e questo lo sappiamo perché tanti personaggi hanno sempre fatto beneficenza, e mi fa onore appunto essere qua questa sera. Altra cosa importante che questo è giusto dire, se l'abito Monet poi anche nel tempo più avanti verrà venduto, il 50% sarà devoluto proprio a questa serata. Ecco, questo era fondamentale dirlo. Laura, abbiamo evidenziato gli argomenti importanti, chiudiamo con una nota leggera, ovvero diciamo che cosa indosseremo questa primavera, estate, soprattutto estate, ma tu so già che sei più avanti, sei verso l'autunno, però le nostre video ascoltatrici vogliono sapere quest'estate cosa osare. Allora, quest'estate abbiamo tanto colore, abbiamo le sfumature dei pesca, degli albicocca, sempre il glicine e un verde Tiffany, però poi io parto sempre dallo stesso consiglio do alle donne: ognuna di noi è diversa. La moda secondo me deve essere uno spunto di tendenza, ma ogni abito deve essere proprio e deve rispecchiare chi lo indossa. Questa secondo me è la cosa più importante. Grazie a voi.